Buongiorno amici e bentornati sul canale. Domenica 16 febbraio 2020. Siamo in partenza per una nuova escursione. L'equipaggio è composto, oltre che dal sottoscritto, da Filippo, da Daniela e ovviamente da Nemo, che rispettosamente del codice della strada alloggia dietro la rete di visione. La nostra destinazione, della quale vi parlerò dopo, è il rifugio Roccoli Lorla, dal quale raggiungeremo il monte Legnoncino. A dopo! In questo momento siamo sopra Dervio, provincia di Lecco, e quello che vediamo sotto a noi è ovviamente il lago di Como nel braccio di Lecco. Panorama mozzafiato, montagne innevate, purtroppo è una giornata un po' nuvolosa, fanno 8 gradi e stiamo salendo fino al territorio del comune di Introzzo, nella località di Roccoli. Amici del canale, siamo al punto di partenza della nostra escursione odierna. Ci troviamo al parcheggio del rifugio Roccoli Lorla, in gestione al CAI di Dervio. Da qui parte la nostra escursione odierna verso e in questo momento siamo a 1463 metri. Raggiungeremo i 1714, quindi un piccolo dislivello in realtà, per circa 1 ora e 30 di cammino, e per raggiungere la cima del Monte Legnoncino. Il Monte Legnoncino fa parte del massiccio del Monte Legnone, è la sua vetta gemella, seppur più bassa, e la caratteristica è che questo monte si trova lungo la linea Cadorna. Quindi parliamo di storia della Prima Guerra Mondiale. La linea Cadorna fu quella linea difensiva disegnata appunto per difendere la pianura padana da un eventuale attacco da nord, diciamo dalla Svizzera. Fortunatamente non fu mai utilizzata, perché non ve ne fu ragione di un attacco dalla parte, diciamo, dal territorio svizzero. Ci fu qualche, diciamo, episodio in cui fu utilizzata, e non in questo punto ma in altre aree, seppur sempre di questa stessa regione, in occasione di, diciamo, scontri tra le truppe nazifasciste e i partigiani. Chiaramente dobbiamo riflettere sul fatto che quella che oggi per noi è una comoda strada di montagna, durante la Prima Guerra Mondiale ogni materiale che doveva essere necessario quassù doveva essere portato con muli, cavalli, con i carri, certo non con mezzi agevoli come quelli di oggi. Siamo su questa sorta di antecima del Monte Legnoncino. Lì in alto vediamo l'avamposto militare che poi visiteremo, e qui di fronte a noi si apre questo meraviglioso terrazzo che guarda verso il lago, che guarda verso le Alpi, un paesaggio veramente mozzafiato, veramente meraviglioso. Ecco, raggiungeremo adesso l'anticima vera e propria, dove c'è la postazione militare, e poi da lì la vetta. Siamo arrivati all'avamposto militare. Qui questo era uno dei punti importanti difensivi della linea Cadorna. Siamo all'interno della montagna, in questa grotta, con l'apertura da un versante e con l'altra apertura dal versante opposto. Questa struttura è stata rinforzata alcuni anni fa, proprio per riportarla nella disponibilità di chi voleva visitare questo luogo. Questo è un punto di osservazione. Questo è un altro punto di osservazione.
sotto il lago. E qui dentro degli spazi di servizio. Questa è la chiesina esterna della chiesa, che è sull'antecima, sulla quale c'è una storia bellissima che riguarda alcuni fratelli eremiti che la sera su cime diverse comunicavano tra di loro attraverso dei fuochi. Certo, quello che era qua non aveva scelto un posto brutto. E questo è l'interno della chiesa sull'antecima del Monte Legnoncino, che non possiamo riprendere dall'interno perché purtroppo è chiuso, e quindi solo infilando la camera attraverso le inferriate riusciamo a dare questa immagine. Bellissimo! E adesso da questa posizione iniziamo la discesa per tornare fino alla macchina, giù al rifugio. Eccoci arrivati.